Buongiorno ragazzi, scusatemi se il video di ieri l'ho diviso in due parti, ma purtroppo era venuto davvero troppo lungo e avevo paura potessi annoiarvi. Quindi se ve lo siete perso, mi raccomando, recuperatelo. Vi informo inoltre che domani uscirà il video con l'estrazione dei vincitori che si sono aggiudicati i premi di Natale. Mi raccomando, non perdetevelo. Vi ricordo anche di non mancare alla live che terrò sul canale domenica, nella quale parleremo di alieni. Dunque, non vi ruberò altro tempo, credo ci siamo detti tutto. Ricordate di lasciare tanti mi piace al video e continuiamo con gli esperimenti. Ed ora, in questo esperimento, vi mostrerò in che modo tenere in equilibrio dinamico questa candela. Ora farò vedere ciò che ci occorre. Tutto quello che ci servirà sarà una candela, un paio di bicchieri sui quali metterla in equilibrio ed un chiodo d'acciaio o qualche bastoncino che potrete utilizzare per forare la candela da un lato all'altro. Una volta misurata la candela e preso più o meno un punto abbastanza centrale di essa, procederemo inserendo all'interno il chiodo. Riscaldandolo sarà più facile farlo penetrare all'interno della candela e non rischieremo di spezzarla o romperla. Quindi, una volta centrata, poggiamola tra due bicchieri. Vedrete, si manterrà perfettamente in equilibrio. Accendiamo entrambe le estremità. E quindi avremo queste candele che continueranno ad oscillare fin quando non si saranno consumate. Sembra comunque, oltre che un esperimento, una cosa carina da fare quando organizzerete magari una cena romantica a lume di candela. Ed ora passiamo al prossimo esperimento. Ed ora vi mostrerò un trucco che potrete utilizzare quando per caso a casa c'è un blackout e non avete le candele, ma magari avete dei pastelli a cera. Ebbene sì, funzionano proprio come le candele. Ci servirà semplicemente un pastello a cera ed una clip, uno di quei fermafogli, che utilizzeremo per tenere dritto il pastello. Questo avviene perché la carta che avvolge il pastello a cera avrà la stessa funzione dello stoppino che è presente nelle normali candele e lascerà la fiamma accesa per un bel po' di tempo. E quindi, ora ogni volta che vi troverete a colorare con i vostri pastelli a cera, sappiate che avete tra le mani anche una candela. Ed ora vi farò vedere cosa succede ad una pallina da ping pong se viene bruciata. Che essendo fatta della stessa sostanza con la quale sono fatte le pellicole cinematografiche, e cioè la celluloide, una sostanza molto infiammabile, infatti negli anni passati si è sentito spesso di incendi che sono avvenuti all'interno dei cinema e sono stati davvero molto difficili da domare. Quindi vediamo subito insieme cosa accade. Quindi, se siete giocatori di ping pong, fate sempre attenzione a tenere le palline lontani da fonti di calore, poiché potrebbero prendere fuoco e scatenare un incendio davvero devastante. Ed ora passiamo al prossimo esperimento. E per questo esperimento vi mostrerò in che modo le polveri sottili possono essere la causa scatenante di molti incendi. Per fare questo esperimento ci servirà una normale bottiglina di plastica con un tappo che avremo forato. Procediamo quindi inserendo all'interno della bottiglia della farina. Ed ora che la bottiglia è pronta, ci basterà spruzzare le polveri su una fiamma, ma ci sposteremo in un'altra sede, un poco più sicura.
E quindi, come avete potuto vedere, le polveri sottili prendono fuoco facilmente. Infatti, i silos che raccolgono la farina sono spesso causa di grossi incendi e addirittura esplosioni. Ed ora passiamo all'ultimo esperimento. Ed ora vi farò vedere in che modo è possibile far passare quest'uovo all'interno di questa bottiglia, anche se sembrerebbe impossibile farlo. Per prima cosa, sbucciate l'uovo. In questo modo sarà molto più morbido, anche se ancora non passa attraverso il collo della bottiglia. E quindi questo accade perché inserendo un foglietto che brucia all'interno della bottiglia e tappandola subito con l'uovo, il fuoco brucerà tutto l'ossigeno presente all'interno della bottiglia, che quindi diminuirà la pressione interna, che risucchierà l'uovo all'interno della bottiglia. Ed in questo modo avete scoperto anche come fanno ad inserire quelle barche all'interno di quelle piccole bottiglie. Bene, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Ricordate di supportarmi lasciandomi tanti mi piace. Inoltre fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate degli esperimenti che vi ho fatto appena vedere e se magari li avevate già fatti a scuola con l'attenzione dei vostri professori. Mi raccomando, non ripeteteli da soli a casa vostra. Ed ora passiamo alla domanda di oggi. Voglio sapere quante molecole di idrogeno si liberano per ogni reazione che compie l'alluminio in una soluzione di acqua e idrossido di sodio. Ricordate che due di voi che risponderanno in maniera corretta verranno sorteggiati tra gli altri nominati all'inizio del mio prossimo video. Vi ricordo inoltre di non perdervi la live che terrò questa domenica sul mio canale. Quindi non ci resta altro da fare che salutarci. Se questo video è stato di vostro gradimento, ricordate di lasciargli un mi piace, condividetelo su Facebook e fatelo vedere ai vostri amici. Se vi va, aggiungetelo ai preferiti e noi ci vediamo al prossimo video.